falsa luna para abrazaré una noche clarore, una pizza venende a sua vida y peso de un busco el entorno. Assassina negavo a un uvrore de conosca sa dire se è vero che esisti perdoni in questa giustizia terrena mi invoca sa nuerta e su calu e te curva la mia fizza mea se è vero che esisti sa vero e arvidi un uvrore in sa corte puoi tenere firma usa mano de chi ha batti usa morte. Questo è il libro che si sta presentando quest'oggi qui da Buoncamino. Naturalmente siamo con colui che l'ha scritto, che è Luciano Piras, che praticamente ha seguito gli Stentali sin dall'inizio in questo tour nelle carceri. Sì, io li ho seguiti dall'inizio, da quando la prima volta sono stati addirittura bocciati dall'amministrazione penitenziaria, perché loro inizialmente avevano presentato il progetto ma non era stato accettato, quindi era stato respinto. Però poi negli anni a seguire c'è stata un'apertura del mondo carcerario, per fortuna, ad eventi di carattere culturale e quindi ho avuto la fortuna io come giornalista di seguirli in questo tour insolito di carcere in carcere, in Sardegna ma anche nella penisola. Ecco. Ma Liberi Dentro cosa significa? Qual è l'importanza poi di proporsi con un libro raccontando poi questo tour da giornalista? Quali sono i racconti all'interno? Sì, Liberi Dentro perché la musica è senza confini, quindi non può essere né imprigionata né tenuta sotto controllo, perché la musica non ha veramente confini e quindi questo è il significato del titolo. Questo libro mi ha permesso di raccontare un sacco di storie, perché raccontare innanzitutto i singoli istituti penitenziari dove loro, gli Stentales, hanno cantato e poi anche venire a contatto con le singole storie dei detenuti da una parte, ma anche del personale che ci lavora, quindi degli agenti di polizia penitenziaria, perché il mondo carcerario è talmente variegato che ha un'infinità di storie da raccontare. Ecco, siamo proprio all'interno di Buoncamino. Questo poi, quando non ci sono eventi di questo tipo, che sono tra l'altro pure pochi, viene usato per far giocare per l'appunto i detenuti. Storie che stanno all'interno di Liberi Dentro, questo libro che oggi viene presentato. Raccontami una storia scritta all'interno, una storia che ti ha colpito. Una storia che mi ha colpito particolarmente. Allora, io nel libro ho cercato di tutelare anche la privacy dei detenuti, quindi un po' ho mascherato i nomi, anche se ci sono comunque delle storie con nomi e cognomi. Pubblico delle lettere che loro hanno scritto agli Stentales e che io ho avuto modo di leggere. Una storia particolare che mi ha colpito è comune a molti detenuti. Quando entri in un carcere e senti lo sbattere dei cancelli, delle inferriate, ti lascia un senso, un brivido freddo. Una storia in particolare, per esempio, può essere quella del ragazzino che a Quartuccio, nel carcere minorile, canta. È un ragazzo marocchino, come sono quasi tutti extracomunitari, e canta le sue canzoni, anche se non conosce il sardo, cerca di cantarle e di tenere il ritmo, nonostante all'inizio abbia avuto un po' di timore, si è tenuto un po' in disparte, poi invece quando ha visto che l'ambiente si riscaldava si è buttato su anche lui e ha iniziato a tenere il ritmo della musica, insomma. La mia banda suono. La mia banda di suono è rock, con l'influenza, piaccia bene ad onde media, modulazione di frequenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, è la musica che è speranza, è la musica che è pazienza, come un treno che passa, tutto carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti, la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto, per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera, non fermateci.
Intanto siamo in compagnia di Giacomo Ameli, grandissimo giornalista. Grandissimo, vecchio giornalista. Vecchio e grandissimo. 70 anni, Lassa Verdi. Lassa Verdi. Ma io ti conosco da ragazzino che fai sempre questo mestiere, quindi insomma. Ma cosa ne pensi, Giacomo, di questa manifestazione, di questa giornata qui all'interno del carcere? Beh, la manifestazione è chiaro che è importante perché permette ai detenuti di parlare con le persone che vivono liberamente e a noi che viviamo liberamente di capire quali sono i problemi di chi non è libero. Io ho fatto i miei studi di sociologia, al centro degli studi di sociologia c'è il problema della devianza. Per quale motivo io sono deviante, tu sei deviante? Per colpa mia, per colpa tua, per colpa della società? Bisogna stare un po' attenti, quindi, a dare giudizi affrettati. E allora pensare che tutti sbagliamo, però pensare che è chiaro che quando uno c'è un errore c'è una pena, questo può essere comprensibile, però ciò che noi che siamo fuori non comprendiamo sono proprio le sofferenze interne. Io non credo che l'istituzione carcere debba essere come ancora è oggi in Italia e in altri paesi occidentali. Chiaro che ci sono dei paesi, penso ai paesi dell'Oriente, ai paesi alla Cina, dove le condizioni dei carcerati sono disastrose. Noi non siamo in queste condizioni, però probabilmente la Costituzione italiana, che vuole che il carcere sia un momento di rieducazione, la Costituzione italiana, che è una grande Costituzione civile, che vuole soprattutto che quando i detenuti escono siano accolti senza pregiudizi, questo è un problema nostro di chi è fuori, perché chi è fuori ha ancora pregiudizi nei confronti di queste persone. Allora dovremmo liberare la nostra mente, dovremmo essere, come dice Luciano Piras nel suo bel libro, liberi dentro, evitando di dare giudizi affrettati, di dare sentenze che aspettano ai magistrati, non ai cittadini semplici. Tu poc'anzi, durante il tuo intervento hai citato Gramsci. Gramsci è il più grande sardo. È purtroppo un sardo che i sardi non conoscono e che in questo periodo in particolare si cerca di non ricordare. Gramsci è l'esempio più bello che ha la cultura sarda, un intellettuale che definiscono comunista. Io ritengo che Gramsci fosse un umanista, uno che capiva le sofferenze degli operai della Fiat quando era a Torino, degli operai che facevano le lotte per il pane, i grandi scioperi sociali dei primi del Novecento. Per cui Gramsci è un faro per tutti noi. E io proprio in questi giorni ho fatto una trasmissione alla RAI raccontando un libro di Giuseppe Fiori sull'anarchico Schirru, che viene condannato alla fucilazione alla schiena senza nessun processo, senza, cioè, ecco, queste cose non devono più avvenire. Però la umanizzazione anche del carcere come questo, e mi fa piacere aver sentito da voi che il vostro direttore è dei più aperti, che questo carcere non è dei peggiori, quindi non abbiamo questa colpa di essere sardi pure. Quindi c'è da sperare che i motivi della devianza siano sempre di meno. Intanto mentre parliamo facciamo vedere questa immagine, Lello. Ecco, perché c'è, mi sa che qualcuno dei ragazzi all'interno del carcere credo abbiano fatto un regalo agli Stentales, che sono un gruppo che bisogna davvero ammirare, un gruppo molto vicino ai problemi sociali, alle sofferenze. Credo che l'arte, la musica comunque serva anche l'arte, la musica e la lettura. Io domani sono a Sant'Antioco per fare una conferenza che dice chi legge esce dal gregge. A me piacerebbe che si leggesse molto, perché chi legge si libera anche dentro. E noi siamo arrivati al termine di questo speciale dedicato agli Stentales, ma dedicato soprattutto a questa festa qui in questo carcere. Siamo in compagnia, intanto Gigi Sanna con noi, ma siamo in compagnia, Gigi, facciamo un bell'urlo, il coro qui nel carcere di Boncamino. Allora, Gigi, parliamo di questo libro, di questa manifestazione. Beh, il libro appunto scritto da Luciano Piras, un bel libro che abbiamo presentato proprio a Boncamino, perché comunque
era il nostro punto di partenza e poi soprattutto per un motivo bello e sincero, perché comunque c'era un coro e un tenore che sono nati dentro il carcere, che stasera si sono esibiti, hanno fatto un figurone, quindi questo ci ha riempito ancora più di orgoglio. Vi faccio i complimenti, ragazzi. Ci hanno fatto fare brutta figura. Nel senso, sono stati bravi. Bravissimi. Beh, oh, una battutina, però hanno avuto tutto il tempo anche di provare. Tempo non molto, non ti credo. Qui il tempo stringe. No, è che ce ne hanno dato tanto di tempo. Allora, complimenti per il libro e complimenti per questo tour che è partito qualche anno fa e che vi ha portato quest'oggi qui in occasione dell'uscita del libro. Ora, logicamente, qui è partito il tour delle carceri comunque continuerà, andremo comunque a Nuoro, faremo Badua Carros, faremo Oristano, Piazza Mannu, faremo San Sebastiano, poi a settembre siamo a Lucciardone, poi saremo lì a Rebibbia. A Lucciardone, sì. Sicilia? Sicilia. Insomma, dappertutto. In tutta Italia? Dappertutto, dove ci chiamano, soprattutto dove ci fanno riuscire, in questo casino. Perché entrare è facile, il problema è uscire. Tanti anni fa abbiamo fatto la domanda per entrare e non ce l'hanno accolta, ora ce la stanno accogliendo tutte, però spero che qualcuno non giochi qualche brutto tiro. Allora, vi faccio i complimenti, un applauso agli Stentales, grazie di averci seguito fino a questo momento e viva, insomma, gli Stentales. E chiudiamo con le parole che ho usato durante la fine poi del concerto, che hai detto una parola importante a proposito di stelle e di luna. Beh, è normale che le stelle che comunque vedono da quelle gratte non saranno mai come le stelle che ci sono dall'altra parte del muro, quindi spero che tutti loro le possano vedere al più presto, quelle stelle che le stanno aspettando fuori, perché sono stelle libere, come loro, uomini liberi. Grazie Gesù. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, con questo vi salutiamo, appuntamento al prossimo speciale, ancora con gli Stentales, qui da questo carcere e con i ragazzi del coro. Gli Stentales, ciao a tutti, ci vediamo.